Nel girone B della promozione calabrese, la Vigor Lamezia si porta a più 3 sulla Palmese, fermata sullo 0-0 a Maida. Quindi una Vigor che riprende la sua corsa in testa alla classifica. Attualmente sono 44 i punti appunto nella testa della classifica contro i 41 della Palmese. Invece per quanto riguarda le inseguitrici, in forte ascesa è l'Ardore, che recupera 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. Quella che invece non sa più vincere è il San Giorgio, che nel girone di ritorno ha ottenuto una sconfitta e 3 pareggi. Per quanto riguarda le squadre del Catanzarese, lo Sporting di Catanzaro Lido vince la sua partita casalinga contro la Ravagnese, 4-1 il risultato, e quantomeno torna a prendere quei punti necessari che gli servono per poter sperare ancora di agganciare il treno dei playoff. Attualmente si trova a 3 punti dal comprensorio Archi, in sesta posizione. Anche il San Giorgio ne ha 34 di punti, quindi potrebbero essere raggiunte le due squadre. Da segnalare, dicevamo, che questa vittoria casalinga almeno porta serenità in casa della squadra di Alessandro Pisano, che ultimamente non riusciva più ad ottenere punti in trasferta dopo che aveva cominciato benissimo il campionato, addirittura con 3 vittorie consecutive fuori, lontano dal campo di casa. E per quanto riguarda, tornando a dire della Vigor, dello scontro tra Vigor e Palmese, bisognerà vedere quello che si riuscirà a fare fino alla fine del campionato, in attesa magari anche dello scontro diretto che sarà il 2 aprile, la domenica delle Palme, ricordando anche che la Vigor era andata a vincere 4-1 nella partita di andata a Palme, quindi anche se non c'è il discorso dello scontro diretto, però quantomeno può vantare questi 3 punti importanti sulla seconda in classifica. In coda il Melicucco perde anche il Melito e la Ravagnese, quindi l'unica che riesce a prendere punti in questa zona della classifica, della bassa classifica, è l'Africo, che vince 2-1 contro la Deliese. Anche qui bisognerà stare attenti eventualmente al fatto che ci possono essere 10 punti di distacco tra la penultima e la quintultima che oggi è diventata tornata ad essere Rocella dopo la sconfitta in casa contro la Vigor Lamezia. Grazie.